Sono la dottoressa Aloisio Federica, sono una psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Mi sono specializzata presso la scuola di specializzazione in psicoterapia di studi cognitivi di San Benedetto del Tronto, dove la dottoressa Clarice Mezzaluna svolge appunto il ruolo di direttrice. E vi saluto a tutti, quindi vi do il benvenuto a questo webinar che riguarda appunto la gravidanza, una tematica che diciamo noi psicologi ci troviamo ad affrontare anche nella nostra esperienza clinica e poi anche per esperienza personale, in quanto mi trovo anch'io in questo, ad affrontare questo percorso della dolce attesa. Quindi iniziamo oggi, andiamo a vedere che cosa succede in gravidanza relativo all'ansia, come fare ad accogliere la sofferenza emotiva e come promuovere il benessere. Prima di iniziare vi dico, per quanto riguarda le domande, se avete delle curiosità o delle domande da porre, potete scriverle nella chat durante il webinar stesso, ma per motivi, diciamo, organizzativi leggerò le domande alla fine, quindi lascerò un quarto d'ora, 20 minuti circa per le domande. Ok, iniziamo quindi a vedere a trattare quindi l'ansia in gravidanza. Allora, la gravidanza è comunemente nota come il tempo della dolce attesa. L'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stabilisce che la promozione, della salute e del benessere in gravidanza implica il prendersi cura della donna come persona, quindi nella sua complessità degli aspetti biologici, psicologici e socioaffettivi. Data appunto questa definizione, va da sé che le dinamiche emotive e psicologiche della donna in gravidanza non devono essere tralasciate, ma devono essere prese in considerazione per garantire il benessere della futura mamma, del futuro bimbo, del nascituro e non solo. Quando la donna scopre di essere incinta, sicuramente, diciamo, sia che questo momento lo viva da sola o comunque supportata dal proprio partner, sia che sia stato tanto atteso o non desiderato, comunque è un momento che apporta uno stravolgimento emotivo. Quindi la donna sperimenterà tante emozioni contrastanti, perché è proprio in questo momento che inizia a farsi strada la certezza che la propria vita sta per prendere una nuova direzione. La gravidanza ovviamente non viene vissuta da tutte le donne allo stesso modo, perché ci sono diversi fattori che possono influenzare il proprio modo di vivere questa esperienza e quindi le emozioni conseguenti. Infatti la gravidanza può arrivare nel momento giusto, può essere troppo presto, troppo tardi, può avvenire anche dopo tanti tentativi, può essere anche non programmata, quindi indesiderata. Oppure può avvenire senza che si abbia il sostegno di un proprio di un partner o in un periodo della propria vita in cui si stanno affrontando delle difficoltà economiche. A seconda comunque del proprio vissuto possono emergere emozioni positive, quindi la gioia, la serenità, la felicità, oppure emozioni che definiamo negative, come per esempio l'ansia o la tristezza. Però sicuramente si è visto, anche come riportato in letteratura, che anche quando la gravidanza è stata un evento molto atteso, desiderato, quindi rappresentato positivamente nella propria mente, comunque la donna può sperimentare l'alternarsi di emozioni positive e negative. La gravidanza è sicuramente cambiamento. Possiamo dire che è il cambiamento per eccellenza in qualche modo, perché diciamo che l'evento della nascita in sé non è paragonabile a nessun'altra esperienza, perché è caratterizzato da fortissime emozioni e dalla sperimentazione del dolore.
ho messo questa slide, no, della zona comfort e poi dell'insieme qui del cerchio, dove qui è dove avvengono i miracoli, per introdurre questo discorso del fatto che la gravidanza è un cambiamento, essendo appunto un cambiamento può spaventarci, perché ovviamente ogni volta che siamo chiamati a dover riadattare noi stessi a qualcosa di nuovo, anche se questo qualcosa è stato tanto desiderato, comunque siamo spaventati, perché il nuovo ci costringe ad uscire dalla nostra zona di comfort, laddove appunto noi siamo comportati, tra virgolette, dalle nostre abitudini, dalla nostra routine quotidiana, dai nostri schemi di pensiero appunto ripetitivi, consolidati. E quindi invece tutto ciò che è al di fuori della nostra zona comfort ci può portare a delle preoccupazioni. E la gravidanza, quindi senza dubbio, è un evento che comporta modificazioni, sia fisiologiche che psicologiche, come scrisse bene Deck nel 56. Il corpo cambia, si trasforma, si modella, si va a riorganizzare per dare spazio ad una nuova vita. Questo impegno riguarda sia il corpo, sia la mente. Quindi vediamo che durante la gravidanza cambia il corpo, quindi sicuramente ci saranno delle trasformazioni fisiologiche, ma cambierà anche l'immagine di sé del proprio futuro, perché la donna deve andare a costruire nuovi equilibri nei tempi, negli impegni, nelle sue relazioni con le altre persone, e compariranno anche emozioni che non sono tanto, in qualche modo non si erano. Non erano proprio nel copione che uno si aspettava appunto di incontrare. Quindi cambierà la femminilità e andranno ad essere ridefiniti anche i ruoli. Come vedremo anche i ruoli all'interno del sistema familiare. Tutto questo va a comportare una destrutturazione e una ridefinizione del senso di identità. La donna in gravidanza attraversa tre fasi psicologiche. Andiamola a vedere, quindi il primo trimestre caratterizzato da un momento di shock e di improvvisa necessità di aggiustamento sotto nuovi equilibri. Che cosa succede? Avvengono soprattutto nel primo trimestre dei veloci e profondi stravolgimenti ormonali e quindi fisiologici. Quindi comparirà la stanchezza, i primi episodi di nausea o di vomito, i cambiamenti di umore. Cambierà anche, diciamo, una cosa appunto che si verifica nel primo trimestre, è il rischio di interruzioni spontanee e precoci della gravidanza. Quindi l'ansia che possa verificarsi questa eventualità sicuramente accomuna molte donne in questa fase. E ci sono anche in questa fase molte preoccupazioni sullo stato di salute del proprio bambino. Quindi la donna, sarà preoccupata appunto che il bimbo possa presentare delle malattie genetiche, delle malformazioni o altre patologie. Il secondo trimestre invece è caratterizzato più da un rinnovato benessere ed energia, quindi la donna appunto sicuramente ritrova una maggiore forza fisica, ma anche una maggiore tranquillità psicologica, sicuramente ci si rasserena maggiormente sull'eventualità che possa presentarsi un aborto spontaneo, perché è meno frequente in questa fase, e si comincia a mentalizzare sempre di più l'idea che si sta per diventare genitori. Quindi il bambino, che fino diciamo, ai primi 3 mesi era soltanto immaginato, comincia pian piano a diventare un bambino reale. E sicuramente questo processo, questo passaggio da bambino immaginario a bambino reale, viene facilitato anche dalla percezione dei movimenti fetali. Il bimbo si fa sentire sempre di più, quindi questa comunicazione intrauterina tra la madre e il bambino diventa una pietra miliare proprio del rapporto psicologico tra i due, che si strutturerà, quindi è come se appunto si struttura già in queste fasi, quindi nel rapporto appunto già tra la mamma e il bimbo nella pancia. Si andrà a strutturare un legame più sicuro di attaccamento.
E questa comunicazione poi diventerà anche tra il bambino e il padre nel momento in cui i movimenti iniziano ad essere percepibili anche dall'esterno. Arriviamo al terzo trimestre, quindi dove tornano dei momenti altalenanti, quindi il corpo della donna diventa sempre più ingombrante. La fatica fisica si fa sentire sempre di più. Come possiamo vedere dalla vignetta, c'è difficoltà anche a mettersi un paio di scarpe. E il tempo del parto si avvicina sempre di più, e così l'idea di poter conoscere veramente il proprio figlio. E in questo periodo, questo momento, perché ci sono momenti altalenanti? Perché oltre alla gioia di conoscere il proprio bimbo, si fa presente sempre di più il pensiero, la preoccupazione del parto e del travaglio. Molte donne infatti non vivono tanto serenamente, quindi come un evento naturale, integrante di questo processo della gravidanza, il parto, ma appunto lo vivono con una forte ansia, come poi affronteremo tra poco. Quindi l'idea, l'ansia legata all'idea di provare dolore, di perdere il controllo del proprio corpo, di essere ospedalizzate e così via. Vediamo brevemente come la gravidanza è un cambiamento non solo per la donna, ma per la coppia, perché comunque diciamo che è necessario, a livello sia immaginario che poi reale, includere un bimbo all'interno della diade. Quindi bisogna riorganizzare l'equilibrio della coppia. Sicuramente quindi tutti i genitori si trovano a dover affrontare diciamo, processo di adattamento che dipende proprio dalla storia individuale di ciascuno, dal modo in cui si è affrontato il processo di svincolo dalla famiglia di origine. Cambia quindi tutto il sistema familiare, nasce quindi il sottosistema genitoriale, ma diciamo, si vanno a creare dei nuovi ruoli, ruoli dei nonni, ruoli dei figli e così via. Si passa quindi dallo stato di figli a quello di genitori, quindi c'è una maturazione psicologica della coppia genitoriale e si va a ridefinire anche il rapporto con i propri genitori. Il rapporto quindi che tende ad essere nel tempo sempre più paritario e adulto. A volte il passaggio alla genitorialità può far emergere delle criticità con le rispettive famiglie di origine. Legate a volte proprio alla difficoltà di stabilire dei limiti, una sorta di, diciamo, di intimità, di mantenere dei confini relazionali chiari e condivisi tra i vari membri del sottosistema. Quindi quando diciamo, la donna scopre di essere incinta e lo rivela alle persone che conosce, diciamo che nell'immaginario collettivo si pensa che l'evento della gravidanza debba essere per forza di cose un evento positivo e vissuto dalla donna, dalla gestante, soltanto in termini positivi. La pratica clinica invece racconta di molte donne che sperimentano emozioni diametralmente opposte, che vanno dalla tristezza alla rabbia all'ansia. Quindi a volte, proprio perché c'è questa aspettativa, la futura mamma si trova molto spesso anche in difficoltà a rivelare alle persone che sta affrontando questo periodo con una difficoltà emotiva, con delle preoccupazioni, con delle ansie. Quindi in maniera, diciamo, è un evento di trasformazione e anche in maniera quindi involontaria si attiveranno dei progetti, delle fantasie, delle aspettative. Sia del bambino, cioè ci si chiede appunto come sarà mio figlio, ma anche di se stessi come genitori, come sarò io come mamma o come sarà il mio compagno come papà. Accanto a tutte queste aspettative e desideri possono esserci quindi anche delle paure, delle ansie e delle preoccupazioni. E quindi non è così raro sviluppare un stato di ansia legato proprio all'assunzione di questo nuovo ruolo. E a tutti i fattori che hanno ovviamente un impatto sul vissuto di questo evento, preoccupazioni socio-economiche, abbiamo detto, condizioni fisiche, la vicinanza del proprio partner, il fatto di cambiare, di fare per affrontare un'esperienza a volte più grande, no? di noi, avere delle aspettative per il futuro, la paura del parto e così via. Quindi,
Abbiamo detto che si vanno ad attivare delle aspettative. Avere delle aspettative è funzionale, però molto spesso, in questo caso, diciamo, a volte si hanno delle aspettative troppo idealizzate sulla gravidanza e quindi si manifestano queste aspettative, si manifestano sotto forma di pensieri che sono poco realistici o possiamo definirli disfunzionali. Le andiamo a leggere, per esempio, le donne, si pensa che le donne in gravidanza sono sempre felici, oppure sarò sempre felice di essere incinta e di essere una madre. La mia vita non cambierà. C'è qualcosa di sbagliato in me se non ce la faccio ad affrontare la situazione, oppure tutte le altre ce la fanno benissimo. Ancora le future madri riconoscono e amano immediatamente il proprio bambino, le brave madri non provano sentimenti negativi nei confronti del proprio bambino. E qui in questa slide, diciamo, ho sintetizzato un po' i pensieri tipici, le preoccupazioni tipiche di una donna in gravidanza. Sto per diventare madre, che gioia, ma che fatica. Quindi vediamo proprio l'alternanza, no, di emozioni. E anche contrastanti. Sarò una buona madre? Potrò riprendere il mio lavoro e la mia vita anche quando nascerà mio figlio? Oppure un'altra preoccupazione: il mio corpo sta cambiando. Riuscirò a recuperare la mia forma fisica? Dovrò affrontare il parto, non ce la farò mai. Cosa cambierà nel rapporto con il mio partner? Come farò a gestire tutto? Vediamo in questa slide come l'aumento delle preoccupazioni, il fatto che ci siano tutte queste preoccupazioni legate all'evento della gravidanza, a volte possiamo anche dire che è anche legato ad un'immagine troppo idilliaca ed eroica della gravidanza, no? In cui appunto, come si vede dalla vignetta, cioè come se una buona mamma debba essere una sorta di Wonder Woman, no? Debba sempre affrontare tutto nel migliore dei modi e quindi anche una donna in gravidanza debba essere per forza di cose una donna che affronta l'esperienza con positività, con tranquillità, devi essere per forza felice. Queste sono un po' delle aspettative nell'immaginario collettivo che a volte possono condizionare anche la donna, il suo vissuto e anche il modo in cui poi, diciamo, si può giudicare, no? Come, magari appunto, come vedremo, si potrebbe giudicare anche debole per il fatto di non corrispondere a queste aspettative esterne. E quindi arriviamo appunto a parlare dell'ansia in gravidanza. Abbiamo già introdotto il fatto che molte donne possono vivere questa esperienza con ansia. L'ansia è un'emozione molto comune. Vari studi hanno segnalato che c'è una prevalenza dei disturbi di ansia diagnosticati in gravidanza del 15%. E che cos'è l'ansia? L'ansia è la sorella evoluta della paura, quindi la paura è una reazione emotiva ad un pericolo reale. L'ansia invece è una reazione emotiva ad un pericolo che è più percepito, cioè a una minaccia che abbiamo in qualche modo figurato, no? In qualche modo immaginato. E quindi l'ansia che è una risposta normale, innata, di attivazione ed è molto funzionale. Noi la descriviamo sempre in termini negativi, in realtà nella nostra quotidianità ci serve molto perché senza ansia l'uomo sicuramente non sarebbe sopravvissuto, di fronte a un leone non sarebbe mai scappato se non avesse avuto paura e ansia. E quindi è sicuramente funzionale al nostro adattamento. Se noi dovessimo affrontare una prova, un colloquio di lavoro, un esame, una visita medica, sicuramente avere un po' di ansia è normale, ma ci fa preparare meglio ad affrontare la situazione. E quindi è un'alleata nel momento in cui dobbiamo affrontare una prova. L'ansia comunque si manifesta con una sua sintomatologia, quindi sia psicologica, quindi tachicardia, diciamo, aumenta un po' il battito cardiaco. Palpitazioni, tendiamo a sudare un po' di più, abbiamo una sorta di fame d'aria, no? Possiamo provare vertigini, sono tutte sintomatologie fisiche tipiche dell'ansia, oppure sintomatologie psicologiche
quindi siamo un po' nervosi, abbiamo anche un'alterazione della memoria e della concentrazione. Nei casi un po' più gravi, tra virgolette, andiamo incontro al rimuginio, no? Quindi tendiamo a questa modalità di pensiero che ci porta a rimuginare appunto su una nostra paura, qualcosa che ci è accaduto. Quindi, diciamo, l'ansia, abbiamo detto, è normale, ma diventa disfunzionale, quindi patologica, quando diventa persistente ed intensa, quando praticamente ci blocca e va ad interferire con la nostra prestazione. L'ansia in gravidanza, quindi abbiamo detto, è un'emozione normale. Ci sono però dei fattori di rischio che possono portare maggiormente a soffrire di ansia durante questo periodo. Sicuramente possono contribuire delle ragioni oggettive, fisiologiche, sbalzi ormonali, il fatto che durante la gravidanza ci siano appunto questo stravolgimento, no, ormonale, sicuramente può comportare un aumento delle tensioni, delle ansie, perché comunque alcuni ormoni che sono funzionali per la gestione proprio della gravidanza, per portare a termine questo sviluppo, questo cambiamento corporeo, la crescita del bimbo e preparare la donna anche psicologicamente ad affrontare poi tutto quello che verrà dopo. Quindi parliamo degli ormoni tipo la gonadotropina, il progesterone, gli estrogeni, la prolattina, che ci aiutano anche per esempio ad affrontare, a preparare il corpo all'allattamento. Sono tutti ormoni che servono, hanno una loro funzione. È ovvio che possono comportare delle tensioni e quindi queste ragioni fisiologiche possono in qualche modo aumentare la vulnerabilità a soffrire di ansia in questo periodo. Oppure ci possono essere delle implicazioni psicologiche, il fatto di andare incontro ad una crisi di identità, sto cambiando comunque il mio ruolo, passo da figlia a madre. Oppure mi sento inadeguata nel mio futuro ruolo di mamma, non sarò in grado. Oppure mi sentirò in colpa perché sto vivendo questa esperienza che tutti si aspettano positiva in termini negativi. Oppure un'altra cosa che può diciamo, essere rappresentata come un fattore di rischio è la perdita di controllo. Perché noi in questo evento di vita, in qualche modo, perdiamo un po' il controllo su alcune situazioni, perché è il corpo in questi 8-9 mesi a prendere il sopravvento e a dettare lui le regole. E quindi su alcune cose dobbiamo un pochino, come si dice, un po' cacciare fuori bandiera bianca, perché alcune cose non le possiamo fare come prima e quindi dobbiamo in qualche modo dare più ascolto al nostro corpo. E qui ho messo altri fattori di rischio, il fatto di non avere un partner, il fatto di affrontare una gravidanza che non è stata desiderata, o il fatto di avere già dei problemi di salute mentale pregressi, quindi soffrire già di un disturbo d'ansia o di un disturbo dell'umore può sicuramente aumentare il rischio di sperimentare ansia in questo periodo, oppure avere delle storie di abuso nella propria vita, aver vissuto un trauma subito prima dell'aver scoperto di essere incinta e così via. A cosa serve però l'ansia in gravidanza? Sicuramente ha una funzione, serve a preparare la donna ad affrontare meglio il travaglio, il parto e il postpartum. Un famoso psicologo dell'età evolutiva, Winnicott, negli anni 50 aveva anche detto che negli ultimi mesi di gravidanza e anche nei primi mesi del postpartum, la donna sperimenta una fase di completo assorbimento psicologico, che è uno stato mentale caratterizzato da intense preoccupazioni, da una forte sensibilizzazione nei confronti del bambino. Quindi la donna negli ultimi mesi di gravidanza comincia ad essere più apprensiva, più sensibile nei confronti della salute del bambino. E questo è un'ansia in qualche modo, no? Una preoccupazione materna primaria ma funzionale, che ha un valore evoluzionistico, perché serve a sintonizzarmi col mio bambino e quindi ad instaurare con lui, nei primi mesi, già nei primi mesi dopo il parto,
un attaccamento sicuro, un legame quindi tra madre e bimbo che è, possiamo dire, funzionale, sicuro per la crescita psicologica del bimbo. E quindi in questi casi la preoccupazione è del tutto normale, essere in questo stato di preoccupazione è funzionale anche, abbiamo detto. Però adesso facciamo un piccolo salto nella nostra realtà e nella nostra quotidianità. Noi stiamo vivendo in questo periodo di emergenza, ho voluto mettere quindi questa slide per farvi capire come già l'emergenza appunto da Covid-19 va a elicitare ancora di più i disturbi di paura, di preoccupazione, di ansia. E il fatto di avere ansia in questa fase emergenziale è normale, è adattiva, ci consente di proteggerci dal pericolo in qualche modo, dai rischi. Ovviamente però nel caso della gravidanza l'esperienza dell'emergenza da Covid va ad apportare ancora più stress e a volte queste preoccupazioni possono diventare troppo invadenti, in qualche modo anche difficili da gestire, al punto che la donna, la gestante, vive ancora più male l'esperienza e quindi va ad alterare il suo benessere psicofisico e poi il riflesso del feto. Perché andiamo quindi a vedere che cosa succede quando la donna prova ansia, che cosa succede nel feto di una mamma ansiosa. Sicuramente diversi studi hanno dimostrato che una donna, una gestante che ha una, diciamo in qualche modo una quantità di ansia, stress eccessiva, produce fisiologicamente più ormone dello stress che si chiama cortisolo e quindi si è visto come una produzione eccessiva di cortisolo è associata a malattie respiratorie e digestive dei bambini fino all'età dei 3 anni. E inoltre l'ansia prenatale materna è stata associata ad esiti avversi della gravidanza come aborto spontaneo, gestosi, un parto pretermine oppure un bimbo che pesa poco alla nascita. Inoltre si è visto che a livello comportamentale i bambini di mamme ansiose, quindi parliamo però di un disturbo di ansia, hanno maggiori probabilità di avere comportamenti inibiti, quindi non riescono a rispettare le regole da un punto di vista comportamentale. Sono un po' iperattivi e quindi tra la madre e il bambino c'è una forma di attaccamento di tipo insicuro. Quindi andiamo a dire che essere preoccupati, essere in ansia è normale, è realistico, diventa però, quando la preoccupazione però diventa troppo dominante, allora diventa nociva e quindi affrontiamo, appunto introduciamo il discorso dei disturbi di ansia in gravidanza che sono caratterizzati da un'ansia, cioè parliamo di un disturbo di ansia quando l'ansia è eccessiva, persistente, quindi dura per diciamo in genere tutti i giorni o per tipicamente sui 6 mesi, è caratterizzata da pensieri ricorrenti e preoccupazioni. Quindi sono preoccupata perché sopravvaluto comunque il pericolo, oppure sottovaluto la mia capacità di far fronte al pericolo. No? Nel caso della gravidanza io sono preoccupata del parto perché un po' sopravvaluto il pericolo del parto, penso che mi possa succedere qualcosa, e un po' sottovaluto la mia capacità di far fronte all'evento del parto. E poi i disturbi di ansia si caratterizzano anche da dall'evitamento, quindi a livello comportamentale io sono talmente preoccupata in ansia di fronte ad una cosa che devo fare che evito e quindi cerco di gestire l'ansia evitando, in realtà l'evitamento mantiene l'ansia. Inoltre in letteratura si evidenzia come c'è proprio un quadro clinico che si chiama cioè delle ansie specifiche della gravidanza, che sono proprio un quadro clinico caratterizzato da tutte quelle ansie che riguardano proprio la gravidanza, la condizione gestazionale.
comprendono il timore sul riguardo al cambiamento fisico, la paura di provare dolore durante il parto, di perdere il controllo, la paura per la vita del nascituro, per la propria, di essere ospedalizzato e così via. E in questa slide, diciamo, ho sintetizzato, li vedremo proprio velocemente, sono disturbi, proprio i disturbi di ansia più frequenti nelle donne in gravidanza, e sono il disturbo di ansia generalizzata, quando l'ansia quindi è generalizzata a diversi oggetti della propria vita, non oggetti, ma eventi della propria vita, quindi l'oggetto della preoccupazione del disturbo d'ansia passa da un ambito ad un altro. Quindi posso essere in ansia perché devo andare a fare la spesa, posso essere in ansia perché devo prendere la macchina, non c'è uno stimolo specifico che mi attiva l'ansia, ma è un po' generalizzata. Poi c'è il disturbo di ansia sociale, che invece è un'ansia legata ad affrontare situazioni sociali, quindi per esempio andare al bar, andare al cinema, fare un esame, parlare in pubblico, perché mi vado a sottoporre al giudizio degli altri, cioè ho paura di sottopormi al giudizio degli altri. Il disturbo di panico è molto frequente anche questo in gravidanza, perché la donna, perché abbiamo detto ci sono molti cambiamenti fisici e la gestante interpreta in maniera catastrofica i suoi sintomi fisici, quindi per esempio ha un po' di tachicardia che magari è semplicemente fisiologica, la comincia ad interpretare come evento catastrofico, quindi mi sta venendo un infarto, oddio mi sta venendo un infarto, e lì sale appunto l'ansia, quindi si verifica, entra in un circolo vizioso in cui l'ansia, cioè si verifica un'escalation dell'ansia, sempre più ansia e quindi attacco di panico. E poi la fobia specifica, nel caso della gravidanza, sono andata a vedere nel dettaglio proprio quella che è la fobia per eccellenza della gravidanza, quindi si chiama tocofobia, paura del parto, e in letteratura si vede che il 20-25% delle future madri soffrono di questa fobia, quindi hanno proprio il terrore del parto, quindi la paura del dolore, la sensazione di perdere il controllo associata all'evento, la paura che il bambino muoia e la paura di perdere la propria stessa vita. E questa, diciamo, paura del parto è molto, molto frequente. Alcune donne addirittura ricorrono all'evitamento pur di evitare appunto quest'ansia che le blocca. Sono anche disposte ad avviare un percorso di vasectomia o di sterilizzazione. Come riportato in letteratura, quando appunto c'è, cioè, la paura del parto aumenta comunque la rigidità muscolare dei tessuti, quindi avere troppa paura del parto, che cosa può comportare? Sicuramente si può entrare in un circolo vizioso di dolore continuo, si abbassa la soglia del dolore, per cui quindi quello che io temevo tanto viene amplificato ancora di più, perché ho paura del dolore e nel momento in cui vado quindi ad affrontare il parto con un'eccessiva ansia, il dolore, soprattutto la componente emotiva del dolore, viene amplificata ancora di più e quindi affronterò in maniera ancora più negativa quell'esperienza. Andiamo a vedere quindi cosa possiamo fare per affrontare meglio questo periodo di vita e quindi per gestire, per stare meglio da un punto di vista fisico ed emotivo. Sicuramente dobbiamo porci nei confronti della gravidanza e dei cambiamenti che questa porta con sé con un sentimento di accettazione. Dobbiamo accettare quello che ci sta capitando, anche gli studi ambivalenti emotivi, il fatto di sperimentare un po' di ansia, un po' di tristezza, è del tutto normale, abbiamo detto. Ovviamente sempre lì dove non comporta comunque un malessere insomma, continuo e forte.
E dobbiamo imparare ad accettare quindi questi vissuti senza temere o sopprimere eventuali paure, perplessità, ostilità e senza giudicarci negativamente se stiamo affrontando una giornata no. Dobbiamo pensare alla gravidanza come un'esperienza di relazioni, quindi costruire delle relazioni valide e positive è funzionale, perché comunque ci permette di costruire una rete di sostegno e quindi affrontare la gravidanza non da soli, perché sarebbe un'avventura rischiosa e giustamente faticosa. Quindi dobbiamo costruire una buona relazione con il nostro partner, facendolo anche collaborare, no? Perché la collaborazione nell'accudimento del neonato va preparata e quindi parliamo quindi con il nostro partner anche dell'aiuto che ci potrà essere, di cui appunto avremo bisogno anche dopo, oppure durante la gravidanza. Costruiamo una buona relazione già in questa fase con il bimbo che dovrà nascere, con i familiari che ci circondano e con i professionisti che affiancano la donna in questo periodo, l'ostetrica, il ginecologo, eventualmente anche appunto lo psicologo. Come possiamo fare ad affrontare la gravidanza in questo tempo di emergenza? Cioè, sicuramente non ci dobbiamo far sovraffollare, esporci troppo ai messaggi catastrofici che circolano in televisione, quindi informiamoci poche volte al giorno sulla pandemia, investiamo comunque il tempo a disposizione con delle attività rilassanti, no? Quindi attività di rilassamento, di autocentramento, quindi con tecniche di rilassamento, di respirazione, prendiamoci cura di noi, quindi dedichiamoci ad un'alimentazione sana, ad esercizio fisico, non interrompiamo lì dove possibile la nostra routine, quindi se ancora lavoriamo continuiamo a lavorare, oppure cerchiamo di non modificare molto le nostre abitudini, dedichiamoci ai nostri hobby e rinforziamo comunque i rapporti con gli altri, quindi sempre la questione della rete sociale che è fondamentale, costruire appunto una rete di sostegno che funge da supporto. Quando però l'ansia diventa ingestibile, dobbiamo concederci di chiedere aiuto, quindi rivolgiamoci ad un terapeuta esperto. Cosa possiamo fare allora quando l'ansia non è tanto gestibile? Possiamo andare incontro ad interventi di assistenza e di supporto emotivo. Andiamo a vedere la funzionalità e quindi l'utilità dei corsi preparto, delle tecniche di rilassamento e della psicoterapia. I corsi preparto sono di solito suggeriti verso il settimo ottavo mese, verso il settimo mese circa, comunque nel terzo trimestre di gravidanza, aiuta ad affrontare le partorienti con più consapevolezza e serve anche a superare la paura del parto, quella che abbiamo detto la tocofobia, quindi nei casi proprio patologici la fobia del parto, perché comunque andiamo a conoscere meglio durante questi preparto le ostetriche ci spiegano meglio che cosa avverrà anche in sala parto, e quindi diciamo conoscere che cosa succede va a ridurre quel gap tra quello che ci aspettiamo e la realtà. E poi serve comunque costruire una buona alleanza terapeutica anche con gli ostetrici, i ginecologi e anche con lo psicologo che può aiutarci a gestire meglio le ansie che abbiamo legate relative al parto. E poi il corso preparto ci serve anche per socializzare con le altre donne, costruire delle relazioni di aiuto, di supporto. È molto utile anche seguire delle tecniche di rilassamento. Io ne ho riportate due. La mindfulness, che è una pratica meditativa, serve a rimanere nel momento presente senza giudicare i nostri pensieri, cioè trattare i nostri pensieri come pensieri e non come realtà. E la mindfulness riduce quindi lo stress percepito e le preoccupazioni riguardo appunto la gravidanza. Un'altra tecnica di rilassamento e di respirazione è il training autogeno respiratorio, fondato da Piscicelli sulla base del training autogeno, è una tecnica molto utile perché va ad attenuare la componente emotiva del dolore,
utilizzando degli esercizi di rilassamento, di respirazione e delle tecniche immaginative. È una tecnica che va insegnata alla donna, alla gestante, comprende questi esercizi, però poi nel momento in cui, quindi dopo un costante allenamento, la donna lo può utilizzare da sola, quindi si può allenare da sola e lo può utilizzare proprio durante il parto. Quindi la donna in questo caso migliora anche l'autoefficacia della donna perché si sente più attiva, partecipe e cosciente durante il parto diciamo, in secondo piano. E poi è molto utile seguire un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale. Vediamo brevemente che la psicoterapia cognitivo-comportamentale si basa sulla relazione tra pensieri, emozioni e comportamenti. E secondo la teoria di base dice che non è l'evento in sé a creare il nostro problema emotivo, ma è la lettura cognitiva che noi facciamo di quell'evento. Quindi, tornando sempre al discorso del fatto, non è il fatto in sé a creare ansia, ma è la lettura che io ho dell'evento fatto e quindi come il pensiero che io ho relativo al parto. Il parto, per esempio, alcune donne lo affrontano tranquillamente. Perché probabilmente penseranno è normale avere paura, questa cosa non mi blocca. Se io invece all'evento parto, ci associo il pensiero, non ce la farò mai, potrà morire il mio figlio, va da sé che questo innesca un'ansia patologica, un'ansia molto più forte. Quindi le cose, cioè un evento viene visto in modo diverso dalle persone a seconda delle lenti che le persone indossano, per quello ho messo l'immagine degli occhiali, cioè è come noi vediamo un evento che fa la differenza. E qui ho messo una vignetta proprio per sintetizzare come una donna incinta di fronte alla situazione, per alcune ore non ho sentito il bambino muoversi, può provare ansia perché ha pensato, è successo qualcosa di grave. Devo aver sollevato un peso, quindi prova ansia e senso di colpa. Senso di colpa perché appunto si colpevolizza che ha causato un danno al proprio bimbo e quindi a livello comportamentale, quindi seguendo le frecce, a livello comportamentale che cosa fa? Si preoccupa tutto il tempo, chiede rassicurazioni, non dorme, quindi insonnia. In psicoterapia cognitivo-comportamentale si procede quindi andando a conoscere meglio l'emozione che proviamo e andando a individuare il pensiero che ci porta all'emozione negativa, quindi il pensiero che definiamo disfunzionale, e andiamo a sostituire con un pensiero più funzionale, che ci serve di più per affrontare meglio la situazione. Quindi concludo dicendo che quindi abbiamo visto che la gravidanza è un periodo di profondo cambiamento. Quindi non dobbiamo giudicarci, non dobbiamo giudicare le nostre emozioni negative. Dobbiamo in qualche modo accogliere le nostre vulnerabilità senza giudicarci. Condividiamo però le nostre emozioni con le persone che ci circondano, col partner, con la famiglia, con gli amici. Chiediamo un supporto psicologico però quando si fa fatica a gestire questo mare di emozioni. Chiedere aiuto non significa essere deboli, ma significa prenderci cura di noi. Ricordiamoci che il benessere della donna è una componente fondamentale dell'essere poi una brava mamma e quindi saper accudire meglio il proprio bimbo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Spero di essere stata chiara. Adesso vi faccio solo vedere i libri della bibliografia, insomma, per le slide. Vi consiglio questo qui dell'Erickson, molto piacevole, Diventiamo mamma e papà, ed è un manuale pratico basato proprio sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale. Lo potete leggere anche col vostro compagno, marito. È molto utile per cominciare ad entrare un po' nell'idea della psicoterapia cognitivo-comportamentale, delle emozioni e dei pensieri. E
Il nostro centro di studi cognitivi L'Aquila per la donna in gravidanza fa consulenze per la gravidanza, valutazioni, corsi preparto, insegna a gestire meglio le emozioni con tecniche di rilassamento e corsi di training autogeno respiratorio e ovviamente i colloqui di psicoterapia cognitivo-comportamentale. Vi lascio con questa slide che dimostra la nostra equip. Da sinistra a destra, quindi la dottoressa Curtacci, la dottoressa Antonellini, al centro la dottoressa Mezzaluna, direttrice del centro, il dottor Innocenti e poi l'ultimo io. E qui ci sono i contatti per qualunque cosa, potete contattare la segreteria tramite mail o telefono. E dopo questa, l'ultima slide, proprio l'ultima, vi suggerisco il prossimo webinar condotto dalla dottoressa Alessandra Curtacci, specializzata in emergenza, psicologia dell'emergenza, e quindi tratterà proprio dell'ansia nella pandemia. Grazie Federica, nonostante tutto sei riuscita a parlare con calma senza il fiatone, bene, come stai? Ogni tanto ho dovuto tenere a bada la presenza. Bravissima, adesso allora sentiamo le domande e poi magari anch'io volevo farti una domanda. Allora Federica, abbiamo ricevuto diverse domande nelle due chat. La prima che ci arriva è una richiesta da parte di Amanda che ci scrive: buonasera, scusate, volevo chiedere se fosse possibile avere la registrazione perché devo rientrare al lavoro e non posso seguire la diretta, grazie. Okay. Rispondo io qui rispetto già sul web, c'è già in giro gli altri incontri, mi hanno detto, io non ho ancora controllato, però ci sono già, quindi basta cercare, mettere il titolo, fra qualche giorno ci sarà anche questa registrazione, quindi possiamo scrivere alla signora poi se ci richiede. Comunque ho visto che c'è un gruppo folto di donne e qualche rarissimo maschio, qualche rarissimo futuro papà o papà, chissà com'è. Insomma, però la maggior parte sono donne. Ok, scusa. Ok, abbiamo Maria che ci fa una domanda molto interessante. Lei ci chiede: buonasera, cosa pensa delle conseguenze di una gravidanza alla quale è seguita una grave immobilizzazione fisica della madre e di conseguenza una lontananza forzata tra lei e il piccolo nelle primissime settimane? Ok, beh, una domanda molto interessante, anche curiosa. Allora, sicuramente la gravidanza, abbiamo detto, non può essere vissuta, no, da tutti nello stesso modo e sicuramente alcuni eventi, no, che possono verificarsi dopo possono segnare, penso, profondamente la donna e poi anche a volte di riflesso anche il rapporto, cioè se la donna poi gestisce, vive male a livello emotivo, no, una separazione oppure una problematica, se ho capito bene, di immobilizzazione, no? Quindi un evento che si verifica dopo la gravidanza, immagino, o se ho capito bene, non so, però sicuramente se un evento come può essere appunto questo, viene vissuto in malo modo, con difficoltà emotiva, quindi sicuramente va a creare appunto un po' un'escalation di malessere psicologico. Quindi sicuramente la donna in gravidanza, la donna dopo la gravidanza che deve affrontare questa esperienza, sicuramente deve essere supportata. Mi viene appunto da suggerire, quindi un supporto emotivo è estremamente fondamentale. Ok, Lucrezia ci chiede:
Quali sono, secondo lei, i migliori strumenti diagnostici da utilizzare durante la gravidanza per comprendere se la gestante è a rischio eventualmente di una depressione postpartum? Ok, allora, sicuramente ci sono diversi strumenti. Della depressione postpartum ne parleremo in un prossimo webinar, quindi vi rimando in realtà tra qualche settimana, sempre sul sito di studi cognitivi, verrà proposto un altro webinar che condurrò sempre io sulla depressione postpartum. Quindi sicuramente anche lì vedremo un po' meglio sul come gestire la depressione, quindi parliamo più di un disturbo dell'umore e non di un disturbo d'ansia, sia nella gravidanza che nel dopoparto. Sicuramente ci sono però vari strumenti, sia diagnostici, quindi dei test, come vedremo, la scala di Edimburgo, se non mi sbaglio, è proprio tipico della depressione postpartum, ma ci sono poi altri strumenti, tipo un colloquio clinico, sicuramente può aiutare ad affrontare meglio questo abbassamento del tono dell'umore. Ok, Federica. Lucrezia ci chiede ancora, da un punto di vista pratico, è possibile consigliare degli esercizi di training autogeno per la gestione dell'ansia, ovviamente relativamente alla gravidanza? Allora, il training autogeno è un training molto complesso, comprende 7 esercizi, come ho già detto. Sicuramente nella strutturazione del training vanno a compiere diverse tecniche immaginative, respiratorie, di rilassamento. Sicuramente, allora, in quel caso può essere, io consiglio maggiormente per non so se qualcuno appunto che mi segue, non so se Lucrezia, la signora che fa la domanda, sta vivendo appunto l'esperienza della gravidanza, ma io consiglio di seguire i corsi preparto, che sono molto utili e servono soprattutto quando poi il corso è organizzato anche, oltre che dall'ostetrica, da uno psicologo, può dare dei consigli pratici brevi su come rilassarsi nel migliore dei modi, insomma, prima di affrontare comunque, cioè per portare avanti la gravidanza nel migliore dei modi. Il training ad oggi è un po' complesso per potervi dire appunto perché è non si scompone dei suoi esercizi, è tutto un training che va seguito per aiutare proprio poi per arrivare alla fase dilatante, la fase di istruzione durante il parto. Ok, Federica, abbiamo qualche altro minuto, non so se possiamo rispondere ad altre 3 domande che ci sono arrivate nell'altra chat. Sì, va bene. Ok, c'è Luciana che ci chiede: quali effetti negativi può avere l'ansia materna sul bambino? Ok, quello l'abbiamo già detto nel webinar, praticamente si è visto proprio nella letteratura che la donna che vive la gravidanza con un'estrema ansia può comportare quindi dei rischi sul feto e sul bambino. Andiamo incontro sia, però non parliamo di un'ansia normale, stiamo parlando comunque di un'ansia costante, pervasiva, che comunque parliamo anche di un'ansia quotidiana, e quindi si è visto come può portare a un aborto spontaneo, può portare a un basso peso alla nascita del figlio e poi a dei disturbi comportamentali dopo la nascita, quindi o un pianto frequente del bambino oppure appunto poi quando sarà più grande delle problematiche comportamentali. Laura ci fa una domanda curiosa, ci chiede cosa si può fare per affrontare meglio il periodo della gravidanza. Allora, come ho detto alla fine delle slide, per vivere meglio il periodo della gravidanza bisogna sicuramente imparare ad accettare quelle che sono le emozioni che viviamo. Quindi non ci dobbiamo giudicare, non dobbiamo giudicare il fatto di vivere per esempio un po' con un po' di ansia alcune situazioni o con un po' di tristezza alcune. Ovviamente
Parliamo sempre di un'ansia, di una tristezza sana, funzionale. Nel momento in cui l'ansia diventa pervasiva, dobbiamo però concederci il diritto di chiedere aiuto a un terapeuta esperto. Però sicuramente non dobbiamo giudicarci, dobbiamo circondarci di persone, di persone positive, quindi relazioni valide, positive, che ci danno sostegno e supporto. Quindi facciamoci aiutare anche se uno ha un partner, se lo sta affrontando con un partner, facciamoci aiutare pure da lui a fare più cose dentro casa. E un supporto quindi non solo materiale ma anche emotivo quando ci sentiamo un po' di timorale, oppure chiediamo aiuto ai familiari, agli amici, ai medici, insomma a tutto il personale che circonda la donna in gravidanza, fino ad arrivare anche allo psicologo che nei corsi preparto per esempio è una figura importante. Quindi questi sono un po' di consigli generali, sicuramente diciamo possono aiutare a gestire un po' meglio la sfera emotiva. Ok, possiamo chiudere con l'ultima domanda da parte di Claudia che ci chiede se ci sono delle tecniche specifiche per poter gestire la paura del parto. Allora, questa è una domanda molto interessante. Tecniche specifiche, diciamo nel dettaglio, non sicuramente. Può essere utile, secondo me, il lavoro con un terapeuta sull'emozione che si prova, quindi se c'è proprio una forte paura del parto, facciamoci aiutare proprio a conoscere meglio questa paura, conoscere meglio i pensieri che ci sono dietro questa paura. Quindi cerchiamo anche magari di sostituire. Questo è un lavoro che ovviamente si fa in terapia, non è così, insomma non voglio banalizzarlo, però lavorare sul conoscere il pensiero disfunzionale che abbiamo dietro il parto e sostituirlo quindi con un pensiero più funzionale, meno catastrofico, e imparando così a tollerare anche, impariamo anche la tolleranza. Del dolore di questa esperienza. È un lavoro che comunque sì, richiede sicuramente un inizio di una, secondo me, di una terapia. Poi, diciamo, tecniche fai da te in questo momento non mi vengono, però se Clarice... Siccome l'ansia di per sé è non sapere cosa accade, mi sembra carina quell'abitudine che adesso non so se si fa in questo periodo di pandemia, di accompagnare per esempio le partorienti a conoscere tutti gli spazi, per esempio dell'ospedale, tipo tu sarai ricoverata qui, andrai in questa sala travaglio, poi in questa sala parto, sì. Ci sarà quest'infermiera qui, ci sarà la caposala e poi ancora le fasi, strutturare il campo percettivo, noi diciamo, noi psicologi, ma nella pratica è conoscere e sapere dove si andrà. Penso che questo diminuisca un po' l'ansia che abbiamo per affrontare le cose nuove. Sì, hai detto bene, Clarice, effettivamente anche prima infatti avevo detto che la topofobia o comunque la paura del parto può essere appunto affrontata meglio se seguiamo un corso preparto. Nei corsi preparto, per esempio, le ostetriche spiegano proprio che cosa succede nella sala parto, prima della sala parto, nella sala parto. Quindi cominciamo anche a stringere delle relazioni con l'ostetrica che magari sarà di turno, oppure potremmo incontrare lì col ginecologo. Quindi conoscere, cominciare a sentirne parlare va a ridurre quella discrepanza tra quello che io mi aspetto e poi magari la realtà che è meno catastrofica di quello che, dello scenario che mi sono immaginata. Ci sono altre domande? Sono terminate, Federica. Beh,
Allora oggi siamo stati puntualissimi. Sì. Quindi salutiamo tutti. Ci pensi tu, Federica, a salutare tutti? Io saluto tutti, vi ringrazio tutti i partecipanti del webinar. Mi ha fatto molto piacere condividere con voi questo interessante argomento. Come ho detto, riparleremo poi della depressione postpartum in un altro webinar. E la prossima settimana invece ci sarà, ripeto, l'appuntamento con la dottoressa Curtacci per l'ansia nella pandemia. E ringrazio la dottoressa Mezzaluna per il supporto anche perché c'è sempre. E poi la dottoressa Anselmini perché ha fatto da moderatrice e mi ha aiutato in questa presentazione. Ok, grazie Federica. Allora, grazie a tutti i partecipanti e buona serata. Buona serata a tutti. Arrivederci.